trovati. Questa è Action, la rubrica dei registi JFS. E oggi vi parliamo di Doi Nobuhiro. Nato a metà degli anni 60 nella prefettura di Hiroshima, Doi cresce con la passione per il cinema trasmessagli dall'opera del concittadino Hasegawa Kazuhito, specialmente tramite la pellicola Taiyō no Sunda Otoko, in inglese The Man Who Stole the Sun. All'università, Doi frequenta l'Ateneo Waseda della capitale e si laurea nelle scienze politiche ed economiche. È in quel periodo che prende i primi contatti anche con il palcoscenico, facendo parte di un gruppo di ricerca sulle arti drammatiche nell'ambiente universitario stesso. Una volta laureato, entra a far parte della nota emittente TBS, di cui dirige serie TV molto presenti nel dibattito di pubblico e critica, a tal punto da essere battezzato come il regista asso del canale TBS. Tra i dorama più presenti della carriera troviamo Tell Me That You Love Me, insieme a Beautiful Life e Good Luck. Tra i film da lui girati spiccano Ima ni Yukimasu e Nada Soso, noto anche con il titolo di Tears in You. Come abbiamo detto, la carriera di Doi Nobuhiro inizia nel piccolo schermo e tuttora le sue principali opere sono destinate a questo medium. Infatti, contiamo soltanto 8 lungometraggi. Questa sua attività sulle serie TV, soprattutto dorama, si rifletterà nella sua produzione cinematografica, regalandoci delle opere con un taglio registico tipico delle serie TV, ma che comunque riesce a rimanere godevole nel lungometraggio. Tra le sue opere possiamo menzionare Ima ai ni Yukimasu del 2004, nonché opera prima. Anamizuki del 2010, dove troviamo la storia di stanza fra una giovane ragazza e un aspirante pescatore. Birigyaru del 2015, lungometraggio sul riscatto di una ragazza del liceo considerata senza speranza. E infine The Voice of Sin, uno degli ultimi e più apprezzati lavori del regista. Se vi abbiamo incuriosito con la vita di Doi Nobuhiro, continuate a seguirci per scoprire di più sulle opere menzionate nel video di oggi. A mercoledì prossimo, con Action!